Un successo clamoroso, centinaia di persone sono state registrate nella prima giornata della mostra fotografica La Bellezza Ritrovata, inaugurata domenica 1 ottobre al Castello Visconteo di Voghera nell'ambito del Festival Cultura e Libertà, quest'anno dedicato al tema dell'amore. Alla conferenza di apertura sono intervenuti l'assessore alla cultura Marina Zaretti, il fotografo autore degli scatti esposti Charlie Fazio, Titti Di Vito dell'Associazione Culturale Culturama, organizzatrice della mostra, il curatore Denis Curti e la giornalista e scrittrice Adriana Soldini. Per Culturama si è trattato di una giornata particolarmente significativa. È la prima volta che Culturama organizza una mostra fotografica al Castello. Abbiamo già presentato in altre occasioni il Festival Cultura e Libertà, ma questo è il primo anno che Culturama si cimenta in un progetto così impegnativo e siamo molto lieti di averlo fatto con un progetto così importante dedicato appunto ai bambini di Chilis e al progetto fotografico di Charlie Fazio. Una mostra che sin dalle prime ore ha registrato un boom di presenze e di interesse da parte dei vogheresi. Sicuramente il progetto è molto molto intenso, non si tratta di un reportage fotografico come ce ne sono molti insomma sul mercato. La differenza di questo progetto è proprio la ricerca del fotografo, dell'autore, della bellezza, del bello, della poesia, del positivo, anche laddove sembra impossibile poterlo trovare. E Charlie Fazio è stato in quei luoghi che sicuramente sono desolanti, sono luoghi tristi e deprimenti per qualunque persona del mondo, e lui invece è riuscito a cogliere la luce anche in questi posti e soprattutto a insegnare ai bambini che hanno partecipato a questo progetto a vederlo loro il bello nella loro vita, e quindi va sicuramente apprezzato per questa motivazione, e vale la pena vederla perché sono delle foto meravigliose. Emozionato per l'inaspettata accoglienza, il fotografo autore della mostra Charlie Fazio. Non riesco neanche quasi a parlare, quindi penso si veda. Sono felicissimo perché è un allestimento meraviglioso. L'allestimento dà proprio lustro a quello che sono non tanto le foto, ma l'anima di queste fotografie, e questa è la cosa che mi interessava di più. Quali sono i suoi desideri e le sue speranze per questa mostra? Beh, è inevitabile che io ti dica che vorrei che andasse in giro non per l'Italia, non per l'Europa, ma per il mondo, in giro per il mondo. Capisco, è un'ambizione grandissima, però ci spero veramente, perché il tema è molto importante. Mi piacerebbe tanto che si capisse che la bellezza è anche questa, cioè che questi bambini sono anche belli, oltre, cioè non solo vittime di una realtà che non appartiene loro, però c'è anche tanta bellezza, e quello che mi interessa è far vedere che questi bambini sono belli, ma la bellezza intesa è come bellezza interiore, ecco, non solo una bellezza estetica, una bellezza interiore. Dobbiamo rendere questi bambini liberi, e questa è la cosa più importante, dobbiamo dar loro un futuro. La Bellezza Ritrovata ha una finalità benefica molto importante. L'intento della mostra è quello di raccogliere fondi per questi bambini, gli stessi bambini delle fotografie, le famiglie dei bambini, i bambini. E dobbiamo raccogliere fondi attraverso la vendita delle istantanee dei bambini, che sono pezzi unici in quanto istantanee, appunto, fatte con la Lomo, una macchina della Lomography, una macchina come, diciamo, le antiche macchine a sviluppo istantaneo Polaroid di una volta. Ecco, la vendita di queste foto ci consentirà di accumulare dei fondi per loro, ma non solo, anche con la vendita del catalogo, che andrà anche lì in beneficenza ad rimpinguare questo fondo, e anche il profumo che abbiamo creato, Chicchi di Gioia, che Veressenza ha creato per noi. Proprio anche con la vendita di questo profumo riusciremo, cercheremo di aiutare questi bambini con un fondo a loro favore. La Bellezza Ritrovata rimarrà aperta al pubblico dal 2 al 15 ottobre, tutti i sabati e le domeniche dalle 10 alle 12 e dalle 16.30 alle 19. Domenica 15 ottobre alle ore 20 si terrà il closing della mostra fotografica, con un ricco e gustoso buffet al quale seguirà il racconto d'arte Gli amori non corrisposti con Marco Stella e Marco Bidone Cignoli.